dall'alto arriviamo alla cattedrale. Vedete dove è quel campanile lì? Sì. Quello è il punto più alto della città, è San Fortunato. Poi c'è la cattedrale che è il Duomo. Però prima di parlarvi, diciamo, del Medioevo, vi dovreste immaginare che tutto questo colle se sta ancora in collina e per l'opera romana. Avete presente se guardate l'Umbria dall'alto? Il Tevere la spacca a metà. La strada del Tevere, che dalla Toscana c'erano gli Etruschi. La riva sinistra del Tevere, che dall'Adriatico, c'erano gli Umbri. Ora, è una casualità. Quindi immaginate, il Tevere viene da nord, curva sotto il colle di Todi e poi va verso l'Orvietano. Allora, dalla riva sinistra, andare là, c'è l'Umbro di oggi. Cioè, vi faccio un esempio. Todi è un po'... Todi è il confine del mondo antico umbro e per assurdo il dialetto non è forte, non è umbro come il vero umbro, perché se voi continuate in questa direzione andate a Foligno e Foligno è lo centro del mondo, cioè la O diventa U, la C di casa diventa la Gasa,